fra, voglio raccontarti un paio di storie. Storie che senti dappertutto. Ma lo leggi sui giornali, non è tutto come sembra. Ci sono delle storie dietro. Parlo di un frate della mia età, vissuto fuori città, viveva solo con la madre, non aveva più un papà, in una casa popolare dove marciva il soffitto, lei lavava pavimenti per pagarsi l'affitto, e lui stanco, stufo di camminare a testa bassa, comincia a vendere panette per un po' di soldi in tasca, e che cosa puoi dirgli, uomo ha solo 18 anni, e ora ciò che più gli importa è solo vendere grammi, ma non puoi fare quel mestiere pensando di uscirne sano, e cosa fai quando un altro vuole fotterti il grano, lui alza gli occhi, uomo, e fissa in faccia al bastardo. Stavolta non è disposta ad abbassare lo sguardo, ma basta un attimo, uomo, e dà un coltello nel petto. Ora il sangue gli cola su quella busta col letto. Lui è a terra, ma pensa a sua madre e al suo sorriso. È la storia di un angelo che non avrà un paradiso. Tu che guardi il mondo da lassù, di questa vita che ora non hai più, per quegli errori che hai fatto. È una lady della mia età, vissuta fuori città, cercava impiego il sabato sera come cubista in un club. E puoi crederci o meno, ma questa è la verità. Tutto ciò non gli bastava pagarsi l'università, ed è questo che l'ha portata a mostrarsi su marciapiede, andare a letto con quelli che avevano le tasche piene. E il suo più grande pregio, uomo, era la bellezza, e non era per passione ma per soldi e sicurezza. Ma un giorno con il papa qualcosa è andato storto, non vuole più sottostare a uno che disprezza il suo corpo. Lei più non ci pensa ed è una parola di troppo, e lui più non si trattiene, gli porta le mani al collo. E chissà cosa ha pensato chi poi l'ha ritrovata, senza vita, abbandonata in un fosso a bordo strada, con i lividi sul corpo e una lacrima sul viso. È una storia di un angelo che non avrà un paradiso. Parlo di un uomo di mezza età, vissuto fuori città, aveva moglie e tre figlie, lavorava in un bar. Sulla sua vita viaggiava sempre un nuvolone scuro, ma lui per la sua famiglia voleva un altro futuro. E cosa c'è di nuovo? La banca lo oppressa, e lui non riesce a liberarsi dalla merda che è in testa. Vorrebbe prendere, scappare e trovare un posto migliore. Come pagherà l'affitto se andrà in cassa integrazione? Allora cala il passamontagna sul volto, entra in negozio con un ferro e tanta rabbia nel corpo. Ma poi sente le sirene, uomo, è ora di scappare. Prende i soldi, inizia a correre, non si può più voltare. Lo sbirro punta e spara e fa fumare il suo cannone. Servo dello Stato, senza alcuna comprensione. Lui si accascia e muore sull'asfalto ucciso. È la storia di un angelo che non avrà un paradiso, uomo. E sono solo storie. Storie che cadono dappertutto, uomo. Possono accadere anche nella tua città come nella mia.